Hey yo, what's good everyone? Oggi andiamo a reagire a Liguria versus Campania, battle tra regioni. L'ultima volta abbiamo reagito, vabbè, Biellenchè versus Mumei, Moreno versus Pless. Non mi ricordo più chi sono gli altri rappresentanti di ogni regione. Ci abbiamo un po' di battle da recuperare. Lo faremo, lo faremo, lo faremo. Però senza perdere tempo, andiamo subito a spaccarci con questa semifinale. DJ Over! Yeah! Regione Com'è? migliore, ok? Com'è? Preparatevi, vai! Ok! Yeah! Perché la mia regione è più eccitante? Di ragioni se ne sono tante! Ti sei lamentato, lievata! Isto Rosa Ricci, pecora! Sì, Piecoro, lacrime da coccodrillo. Hai capito che al massimo sei Chiattillo. Questa roba lo capisci, allora spingila. In questa sfida non ti salverà una zingara. Ma quale zingara? Questo stronzo lo uccido. Moreno, stai zitto che sei frocio come Milos. Io questo lo uccido. Stasera inzuppo la focaccia nel tuo cappuccino. Sinceramente io me ne sbatto. Meglio questa città perché arriviamo e vi fottiamo le battle. E questo è quanto, vedi, arrivo qua da Stratto. Il loro cartone preferito è Tarocchi di Gatto. Io non insulterò la Liguria in Liguria. Non faccio un fischio, siamo meglio. Abbiamo più camorra, abusivismo edilizio. Ma tu non sei fantastico e fai cagare. Ti dovresti ritirare. Hai detto che siamo gemellati. Siamo meglio perché in un parto problematico siamo il gemello che hanno deciso di salvare. Vincenzo ti ha pizza. Per esempio, noi ci abbiamo la pizza. E non so se ti conviene, voi avete l'acquario, infatti i pesci li prendete bene. Ebbene, abbiamo il pesto che è patrimonio dell'UNESCO, un patrimonio all'estero, un padiglione all'Expo. Hai capito come suona? Allora usala. Tu sarai una pizza, no, tu sei una bufala. Ah, ma quale bufala? Questo sonso muori. Dopo questa qua penso che mi avete dai coglioni. Questo presuntuoso vuol fare il capriccioso. Mume però lo incula tutte e quattro stagioni. Io sinceramente non chiedo i documenti, che poi a Napoli è vero, hanno dei bei monumenti, però a Genova ne abbiamo uno meglio, la lanterna, così posso illuminarvi sul fatto che tu perda. Oh. Io ti mando a casa perché sono fatti critici. Vorrei anche rispondere alle vostre rime, ma non avete piatti tipici. E tu non hai testicoli, sinceramente sta qua è stronza. Meglio la Liguria perché il Genoa è andato a testa alta in Serie B e non si è ridotto a cercare giocatori nella Georgia. Aspetta, per arrivare qui ci ho messo 10 ore per arrivare. Che collegamenti di merda! Non mi senti che ti stanca? Era meglio squadra blu contro la squadra bianca. Sì, la squadra bianca, capisci che cosa è stato? E tu sfigato, ad amici ci saresti pure andato. Hai capito? Questo è Gran Turismo. E stasera devo sfidare Rocco Hunt col gigantismo. Rocco Hunt col gigantismo, mi fa pensare ammazzo. Però purtroppo la regione qua non c'entra un cazzo. Quindi questa vera perdi tu, quale vaffanculo. Torna ad amici che qua di amici non ne hai più. Lo vedi che tu cerchi un armistizio. E quando arrivo lo sai che poi ti batto in mitico. Secondo come funziona dopo questo? Io non agonizzo. Non abbiamo un piatto tipico, lo pesto, gli do un indizio. La mia ZV Jackson gli ha dedicato un video. Il primo ritardato in terza categoria. Ma ti trafico con un gladio, frate, questo è Sparta. Sono straordinario, la gente mi guarda. Mumei, ti spiego perché noi siamo meglio. Ogni tanto la modalità stadio sappiamo disattivarla. Disattivarla belli, qui avete bravi parrucchieri, c'è bei capelli. Ok, potente, devi consigliare a questa gente dove fare la permanente. La permanente, io vengo da una città dove è caduto un ponte. Hai presente? Se stasera risuccede imminentemente, uso la tua colonna vertebrale per salvare sì, la mia gente. Bene, ci può stare, però a tempo ci devi andare. Perché io ho tanto gli ostacoli, visto non se parlo a Genova, ti sento a farlo a però Napoli. Sinceramente lo vei, Black non ti rintraccia, bella Mumei, ma le mie rime sono risse in traccia. Non capisci del resto, ho detto che lo pesto e per farlo sentire a casa lo faccio pizza in faccia. Scontata. È tornato, è tornato.
questo qua non spacca. Lui nuota nel mare perché è una focaccia. Una focaccia, foca brutta. Una focaccia, fa barzellette di Totti quelle. Veniamo dalla Liguria che un arco ha tutto sesso. Le tue rime in un arco non hanno fattuto sesso. Moreno mi ha stupito, DLNK alieno come sempre. Come? Yeah. E tre, uno. È stato solo un riscaldamento. Adesso perdi questo momento. Te la ripeto, memento. Uno, due, tre, tempo. Mattone su mattone. Uno, due, tre, tempio. Uno, due, tre, tempio. Però questo stronzo penso che non è un reo. Non siamo arsenale di amici. Quindi perché hai portato Miguel Bosè e Mamarrone con te? Ah, ma Mumei ha fatto una gara appena. La gente lo caga malapena. Ti spiego, alla fine va in cancrena. Lo capisci, ti ho distrutto. Per controllarsi avevo tutto. Napoli è imparato la Macarena. Yeah, è troppo vero. Ma metti di sto di incontro e tipi pitero. Io, Vincenzo, rappo da una vita. Lo prendi così in culo che tu muove la collita. Ma che muove la collita, coglione. Ti sto parlando in improvvisazione. Tu dammi ragione. Adesso l'argomento è libero e voi siete in tensione. Perché non è libera la metà della tua regione. Regione, questo non ha rime libere. Ma quale regione? Questo coglione non c'ha più ragione di esistere. Sì, ragione, capisci, stili estremi. Da noi la ragione si dà gli scemi. Hai capito qua il presidio? Pieni di spazzatura, questa volta son venuti a domicilio. Ma ti vuoi stare zitto, brutto coglione? La ragione si dà gli scemi e Moreno ha ragione. Hai capito qua di sponda? Questo qua si chiama inverting alla seconda. Alla seconda, questo qua si chiama Black, non capisce cosa dice Mumei, lo seconda. Non ti preoccupare, qua la classe seconda, ti ho risposto anche alla prima, bro, conta. Fratello, che problemi hai sul beat? Quando ti muovi fra sembra che c'hai tic. È facile vincere a casa tua, tre contro tutti, chi siamo? John Wick. Ma mi spieghi che cazzo ne sai tu? Sinceramente di rime buone non ne fai più. Siete i veri precursori della parlata in corsivo. Da voi infatti è nata la Miu. Ma che cazzo ha detto sta faccia di cesso? Glielo concesso, voi siete coglioni. È vero, siamo l'immondizia, qui sono a mio agio, abbiamo preso i bidoni. Sì, bidoni, sì, fuori dai coglioni. Faccio questa roba e porto ancora questi suoni. Hai capito, Bless, KS e Mumei. Siamo in casa tua, mi chi cazzo allora, sei? Bro, ma chi cazzo sei? Questo qua lo schiatto, non mi tirare il filo, brutta faccia di cazzo. Team Campania si alluda l'un l'altro. Essere l'unico team del sud è un vanto. È un vanto, sincero non me la canto. Bravo, fai farne dare il suo socio il cambio. Io l'ho preso in culo, lo dici giù per giunta. Che non è un cazzo, è il mio cazzo che spunta. Yo, ed è piccolo. Non credo che sei ridicolo. Fratello, non sento un cazzo quando rappi il microfono, lo amplifico. Ma stai zitto, fratello, tu devi ritirarti. Sanno tutti che lo divido in quarti. Ti ha tirato il filo, tu sei così povero che invece vorresti farmi il filo. E non intendo rimorchiarmi. Yeah, posa il microfono. Giochi così in casa che mo apri al citofono. Di che parli? L'unica cosa che ricordo di BLNK è il cazzo che gli ho dato a 15 anni. Sì, ma vai a tempo che c'hai i danni. Il tuo flow l'ho trovato, lo staccapanni. Hai capito? È un imbarazzo. Adesso parte pure il tuo socio insieme, pare tu cazzo. Ah ah, la tua rima non è vera. Ti scarto con le skill, sono Grisha Baraschelia. Ha rotto il cazzo stasera. Maria De Filippi, prenditi e regalagli una carriera. Regalagli una carriera, ma fly down. Non hai capito, BLNK qua ti batte stasera. Quale tastiera? Vieni gay ai ridicoli. Ma non voglio il countdown, voglio i sottotitoli. Bello, Vincenzo, quando ti muovi questo dito mi stai scemunendo. Vincenzo in frista, perché rappi napoletano? Sembri Quaraxelli in intervista. Partendo dal fatto che con Blank tu hai perso, quindi mi spingi medi. Io ti svelo sti misteri. Il cazzo che gli ha dato a 15 anni. Quindi ieri. Ultima. Quindi ieri ti spacco. Mio fratello l'ha messo, le tre piaghe del mondo di Moreno, la povertà, la guerra e cane secco. Cane secco.
Sì, sono totalmente d'accordo. La Liguria ha meritato davvero, la Liguria ha meritato. Che batto, mamma mia, che figata. No, ditemi quali sono le altre battle che spaccano così da domani ricominciamo a farle. Scusate, raga, se non sono stato molto sul pezzo. Mi è ritornato anche l'account di Instagram. Molto presto torneremo di nuovo a reagire alle vostre canzoni. Quindi, se avete una canzone da farmi sentire, mandatemela lì con il link e ci reagirò al più presto possibile. Vi auguro una buona notte e ci vediamo alla prossima. Bella!